devo dire che ogni volta che ci troviamo è sempre un po' come rivedere un caro amico, no? Perché oramai si è creato un rapporto, direi, di amicizia, e abbiamo creduto insieme a questo progetto davvero ambizioso. Sin dall'inizio abbiamo fatto insieme, abbiamo portato avanti, direi, uno sviluppo della macchina che è andato al di sopra delle aspettative di chiunque, anche se noi ci abbiamo sempre creduto, e direi che ogni volta che andiamo in pista lo facciamo per vincere. Nel 2022 il campionato è cresciuto tantissimo, sia a livello di, appunto, piloti in pista, e anche credo che i team e i costruttori abbiano capito che bisogna veramente lavorare solo, darsi da fare, perché nessuno vuole arrivare secondo. Piloti, direi che ci sono piloti di primissimo livello, con titoli, con campionati all'attivo vinti e con un palmarès incredibile. Ho corso in Formula E sia con la generazione 1, che poi ho fatto test sviluppo con la generazione 2, che è una vettura completamente diversa. Comunque già conosco la generazione 3, con l'ETCR direi che l'ho vista crescere dall'inizio fino ad oggi, che si è già sviluppata incredibilmente. Oramai il discorso dell'affidabilità direi che è un concetto ampiamente superato e consolidato. Il discorso della sicurezza direi che è stato valutato e approcciato da tutti nel modo migliore. Infatti credo che delle vetture così potenti e con questa carica di alto voltaggio possano correre anche grazie all'incredibile livello di sicurezza che è stato raggiunto. Nell'ETCR c'è la particolarità di avere due tipi di compagni di squadra: c'è il compagno di squadra con cui condividi la macchina, con cui instauri un rapporto molto particolare, perché condividi appunto la vettura, però poi ognuno ha la sua classifica, direi, indipendente. Però durante l'arco del weekend del campionato si lavora molto insieme, cercando di sviluppare la vettura, il setup, cercando di lavorare insieme. Ci si aiuta anche via radio nella hot zone, cioè il pilota che è fuori dalla macchina può utilizzare la radio e tutti i dati che vengono fuori sugli schermi per poter dare supporto e una mano al pilota che invece sta correndo. Questo è davvero bello. Finalmente, anzi, bentornati, benvenuti, avervi in pista per noi è un grande piacere, una grande soddisfazione, perché senza i tifosi, senza i nostri supporter, senza i nostri sponsor in pista con noi, nei box e sugli spalti, assolutamente correre non ha lo stesso sapore, soprattutto anche quando puoi andare sul podio, poter avere della gente comunque sorridente con cui condividere quel momento, direi che è fantastico.